Allora, adesso vi leggo una poesia scritta da un bambino di 7 anni, qualche anno fa. Il fumo all'alti terrazzi, intossicando sale, e sulla strada principale urla e suona il traffico mortale. Ma per le vie della città, da ribollir della benzina, va l'aspro odor della diossina, l'anime ad ammazzar. Sta nella fabbrica l'operaio lavorando e stormi d'uccelli tremorti prendono il volo per paesi più puliti. Questo bambino oggi è diventato un uomo ed è il nostro prossimo candidato alle europee. Che emozione! Allora, quel giorno era a Seveso nel 76. Io ero un bambino come tanti altri e vedendo le immagini di quei bambini colpiti dalla diossina ho capito quel giorno che le mura di casa non mi potevano proteggere più, che al di fuori ci potevano essere delle minacce. E quindi queste sono le cose che i bambini, tutti i bambini, possono vivere quando vedono qualcosa che non va, perché i bambini riescono a comprendere meglio di noi che siamo adulti tante cose del mondo. Poi si cresce e si diventa ecologisti e si comincia a studiare i saggi internazionali, si incontra il Movimento 5 Stelle, si fanno i gruppi di traduzione, si crede in un sogno, perché nel 2005 quando giravamo per queste piazze a distribuire i volantini con i nomi dei condannati che sedevano in Parlamento, i cittadini non informati ci guardavano increduli che la realtà fosse talmente rovesciata che in Parlamento il luogo che dovrebbe essere il luogo della trasparenza e del candore, dove si legifera, dei condannati facessero le leggi che governano le persone oneste. E questo è lo stato dell'informazione e questa è la piramide rovesciata. E allora abbiamo parlato di euro e di trattati e continuiamo a fare informazione, noi che queste cose le conosciamo, continuiamo a portare le notizie tra i cittadini, perché è l'inizio della rivoluzione culturale che il Movimento 5 Stelle si propone, che non è solo nell'urna ma tutti i giorni nelle case, perché la televisione non esiste, è una bolla che ci hanno portato. Poteva essere uno strumento fantastico di crescita della popolazione, è diventato uno strumento di oppressione delle menti. E ce ne sono tanti di strumenti che possono essere utilizzati bene o male, dipende da noi, dalla nostra testa, dalla nostra volontà. È uno strumento e la moneta. Si parla di euro, si parla di lira, si parla di sovranità. E allora a noi non interessa questa moneta come si chiama o come si chiamerà. Torniamo a comprendere qual è la radice della genesi delle monete moderne, perché le monete moderne vengono create dal nulla, vengono stampate, sono una convenzione che l'uomo ha inventato come un incantesimo, un gioco di prestigio che potrebbe, se usato bene, far crescere e progredire la civiltà per superare i momenti di difficoltà e i limiti fisici. Oppure possono diventare, come è questo euro, uno strumento di oppressione con il debito. Ricordiamoci che noi finora, fino a pochi anni fa, guardavamo i paesi del sud del mondo, del terzo mondo, quelle colonie, come paesi oppressi dal debito dell'Africa e del terzo mondo. E che cosa facevano questi signori? Qual era il meccanismo? La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale concedevano il credito facile mantenendo in vita governi corrotti con la scusa dello sviluppo e della crescita. Questi soldi in mano a governi corrotti e illegittimi scomparivano nel nulla, come dal nulla venivano creati, rimaneva il debito che era il meccanismo con cui assoggettare le popolazioni e prendere in mano con i soldi creati dal nulla le risorse reali in Africa, le foreste, le risorse energetiche, i minerali, lasciando la popolazione in uno stato di degrado culturale e di povertà. E ci ricorda qualcosa questo meccanismo? Ci ricorda qualcosa? Non siamo diventati tutti africani, non stiamo diventando terzo mondo anche noi? E allora
il 25 noi abbiamo la possibilità, se finire come i paesi del terzo mondo o se riemergere, rinascere e creare un nuovo patto sociale fondato sulla moneta e sul lavoro, perché non è vero che non c'è il lavoro. Noi dobbiamo rifondare l'economia in maniera tale che la moneta sia il mezzo con cui gli uomini si scambiano il lavoro. Tutti abbiamo qualcosa da fare, abbiamo un paese da ricostruire, tutti abbiamo bisogno di cure, tutti abbiamo bisogno di sistemare le nostre scuole, la nostra istruzione, il dissesto idrogeologico. Dobbiamo impadronirci della sovranità energetica con una enorme riconversione che oggi la tecnologia permette e che la volontà politica delle lobby dei fossili ci impediscono di portare avanti. Perché questa, la sovranità energetica, la sovranità alimentare, la sovranità politica dei cittadini che vanno a decidere per noi, è l'unica vera libertà che possiamo avere per il futuro e possiamo diventare noi Italia come siamo stati per millenni nel passato, perché siamo un paese meraviglioso, pieno di intelligenze, il faro di un nuovo modello di sviluppo per l'Europa e per quei paesi del terzo mondo che da noi aspettano delle risposte. Grazie.